Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Durante l'E3 2018, all'interno della conferenza Microsoft è stato presentato Sekiro Shadows Die Twice, ovvero il nuovo gioco di From Software, che dopo aver sviluppato titoli della caratura di Bloodborne e Dark Souls, per la prima volta nella sua storia collabora con Activision. Il game director Hidetaka Miyazaki ha però rassicurato i fan dichiarando che il publisher americano ha dato il proprio sostegno al progetto con entusiasmo, lasciando peraltro piena libertà agli sviluppatori dal punto di vista creativo. Disponendo di ampi margini di discrezionalità e avendo a cuore la qualità finale dell'esperienza ludica, la Software House si è presa il tempo necessario per proporre una nuova avventura in cui l'azione prevarrà sulla componente rolistica. Lo sviluppo di Sekiro, infatti, ha avuto inizio nel 2015, appena dopo il completamento dell'espansione The Old Hunters per Bloodborne. Il progetto è stato anticipato con un teaser trailer durante la Game Awards del 2017, di cui tra l'altro vi ho portato un video e ve lo lascio nelle schede, dove per la prima volta è stato mostrato il titolo Shadows Die Twice, il sottotitolo più che il titolo. Ma adesso passiamo ad analizzare proprio i vari aspetti del gioco. La trama di Sekiro Shadows Die Twice prende ispirazione da quello che è il Giappone feudale, in particolare nell'epoca cosiddetta Sengoku. Rispetto ai precedenti titoli di From, la struttura narrativa sarà più lineare e darà maggiore risalto ai personaggi del racconto. Allo stesso tempo continuerà a fare leva sull'utilizzo della narrazione implicita, servendosi di un'ampia mitologia che farà da sfondo eventi e luoghi visitati, ovvero la cosiddetta lore. I giocatori vestiranno i panni di uno shinobi in cerca di riscatto. Dopo essere caduto sotto i colpi del potente clan Ashina e aver perso addirittura l'uso di un braccio nel vano tentativo di difendere il suo signore, il protagonista ha giurato di riparare il torto subito, riportando in salvo il giovane principe anche a costo della sua vita. Quest'ultimo, infatti, è l'unico discendente rimasto in vita di un antico clan e viene considerato la chiave per proteggere il regno dalla minaccia di un'invasione. Diversamente da Dark Souls e Bloodborne, in Sekiro non si avrà a che fare con un semplice alter ego virtuale, bensì con un personaggio con caratteristiche e tratti ben delineati, ovvero un po' come in Nioh, se si vuole fare un paragone. Miyazaki ha spiegato che nel corso del gioco verrà dato molto risalto al rapporto che lega a doppio filo il guerriero, impersonato dal giocatore, e il suo signore, una tematica tipica della cultura giapponese. Pur prendendo come riferimento un'epoca ben precisa, Sekiro Shadows Die Twice sarà fortemente influenzato da elementi fantasy e horror. L'epoca e i nomi dei clan trarranno spunto dalla realtà del Giappone feudale, ma non maschereranno allusioni al soprannaturale, come del resto avveniva anche nelle precedenti opere appartenenti al team nipponico. From Software ha detto di aver desiderato a lungo di poter lavorare su un videogioco ambientato in Giappone. Il nome Sekiro significa letteralmente lupo con un braccio solo, una vecchia terminologia giapponese riferita all'arto mancante del personaggio principale. Diversamente dai titoli che l'hanno preceduto, Sekiro Shadows Die Twice non è un action RPG ma un action adventure. Di conseguenza non sono previste classi di personaggi né statistiche relative ad armi ed armature. Dal punto di vista del gameplay, in Sekiro è stata pianificata l'introduzione di una maggiore verticalità, che viene garantita nello specifico dall'uso del rampino. Grazie a questo strumento, infatti, il protagonista sarà in grado di raggiungere parti sopraelevate dello scenario, come tetti e rami degli alberi. Così facendo, il giocatore potrà ottenere una visione d'insieme del campo di battaglia e sarà quindi in grado di valutare in ogni momento il modo migliore di procedere. Confermata la presenza di elementi stealth, ad esempio la capacità di nascondersi dietro delle coperture o di accovacciarsi nell'erba alta per sfuggire allo sguardo attento dei nemici. Non a caso il progetto condivide alcune analogie con Tenchu, popolare serie action adventure stealth nata alla fine degli anni 90 su PlayStation. Come ha spiegato il marketing manager Yushiro Kiato, spero di averlo pronunciato bene, sono state implementate meccaniche di gioco che, se sfruttate nella maniera corretta, permettono di rendere più accessibili determinati segmenti delle mappe, qualora si decida di evitare l'approccio diretto. Questa filosofia garantirà una più ampia varietà e dovrebbe permettere ai giocatori di risolvere ogni ostacolo in modo creativo, facendo leva su più alternative. Sebbene non manchino alcuni parallelismi con Dark Souls e Bloodborne, From Software ha puntualizzato che la sua nuova opera godrà di caratteristiche inedite,
che la allontaneranno sotto vari aspetti dal genere dei Souls. Miyazaki ha puntualizzato che il progetto non è nato per essere una semplice evoluzione di quanto già visto in passato, ma viceversa è stato concepito dalle fondamenta per essere fresco e innovativo. Ciò non di meno, gli utenti che hanno già apprezzato i precedenti lavori troveranno anche in Sekiro alcuni elementi basilari dell'esperienza targata From Software. Tra questi l'elevato livello di sfida e la presenza di un combat system che esorta il giocatore a migliorarsi senza soluzione di continuità. In questo senso l'idea di base è di attrarre un pubblico più ampio rispetto al passato, senza tuttavia tradire la fiducia riposta dalla fanbase. Contrariamente ai precedenti videogiochi, Sekiro non avrà una modalità multiplayer. Chi ha avuto modo di giocare a Dark Souls e Bloodborne ricorderà senz'altro come fosse possibile lasciare a terra messaggi di avvertimento indirizzati agli altri giocatori o affrontare determinate sfide in cooperativa, o ancora sfidare altri utenti accedendo a una modalità PvP. Ebbene, nessuna di queste variabili verrà riproposta in Sekiro. Alla base di questa decisione c'è soprattutto la consapevolezza di quanto possa cambiare, in termini di struttura, un titolo pensato per supportare un comparto multiplayer rispetto a un'opera in cui l'approccio in solitaria rappresenta l'unica alternativa a disposizione del fruitore. Così facendo, From Software si è voluta riservare maggiore libertà dal punto di vista narrativo, ma non solo. Per dirla in altre parole, si è trattato di una specifica scelta di design, che eviterà al team di dover scendere a compromessi o bilanciare l'esperienza interattiva per assecondare esigenze contrapposte. Il sistema di combattimento di Sekiro Shadows Die Twice sarà per certi versi più complesso rispetto a Dark Souls e Bloodborne, principalmente per la varietà di approcci che sarà in grado di garantire. I giocatori che preferiscono apprendere il posizionamento e le debolezze dei nemici potranno prendersi tutto il tempo necessario per esplorare l'ambientazione. Troveranno insomma pane per i loro denti. Ciò non di meno, la struttura fortemente orientata all'azione permetterà di esaltare anche le doti di chi preferisce procedere in modo più diretto. In questo secondo caso, Miyazaki ha dichiarato che i giocatori otterranno un livello di sfida probabilmente ancora maggiore rispetto ai precedenti giochi di From. Come predecessori, anche Sekiro Shadows Die Twice non prevede la selezione di un livello di difficoltà. Questo poiché From Software vuole che tutti possano sperimentare lo stesso tipo di esperienza interattiva. La dedizione e la pazienza saranno di nuovo due fattori cruciali nell'economia della partita, perché ciò che più interessa agli sviluppatori è che il giocatore percepisca il piacere di aver superato un ostacolo e raggiunto un risultato, in poche parole che provi una sorta di soddisfazione. Cambiando discorso, la protesi in possesso dello Shinobi sarà dotata di una serie di accessori che ne modificheranno le abilità, un po' come delle rune. Si potrà per esempio ampliare la propria capacità di attacco e di supporto, mentre la presenza del rampino si rivelerà fondamentale per l'esplorazione dei livelli e il posizionamento strategico nelle zone sopraelevate della mappa, ma anche per bloccare i nemici e portare a segno mosse spettacolari. Il sistema di combattimento di Sekiro si fonderà nello specifico su una variabile definita postura, che identifica la condizione del protagonista e quella dei nemici presenti sul campo di battaglia. Questo indicatore può rigenerarsi solo quando ci si trova fuori dalle fasi di combattimento. Ogni volta che si viene attaccati, il livello di postura diminuisce, perciò sarà necessario bloccare gli attacchi avversari con il giusto tempismo. Non sarà solo sufficiente pertanto tenere premuto il pulsante della parata, perché in questo modo si perderà comunque una porzione della propria postura. Viceversa, pigiando il relativo pulsante con il dovuto tempismo, si riuscirà a respingere l'attacco dell'avversario e si andrà ad intaccare la sua barra dell'equilibrio. Quando finalmente si riuscirà ad avere il sopravvento, sarà possibile sfoderare lo Shinobi Deathblow, una mossa finale letale molto coreografica che permetterà la fine dello scontro, un po' come le fatality di Mortal Kombat. Un'altra differenza evidente rispetto ai Souls è insita nella possibilità del protagonista di saltare, ma è stata citata anche la presenza dello Shuriken per ingaggiare i nemici dalla media distanza. In pratica sono come dei coltelli da lancio che poi attirano i nemici, un po' come i coltelli da lancio appunto nei vari Souls e Bloodborne. Inoltre sulla testa dei personaggi compariranno alcuni kanji, utili a comprendere il tipo di mossa che questi ultimi si stanno prestando ad effettuare. In questo modo si potranno ricevere indicazioni tattiche sull'approccio corretto da mantenere in ogni situazione in gioco.
Dinamica della risurrezione, con cui il protagonista sarà in grado di tornare in vita poco dopo essere stato massacrato, giocherà a sua volta quel ruolo importante. La data di Miyazaki non faciliterà in alcun modo l'esperienza ludica, ma è stata predisposta con la specifica intenzione di sostenere il ritmo del gioco. Sekiro Shadows Die Twice uscirà per PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019. Ancora non è stata data nessuna data. Di conseguenza si ipotizza una data molto vicina alla fine del 2019. Il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, iscrivetevi, condividete il video, ma soprattutto seguite anche la pagina Instagram del canale. E ci vediamo in un prossimo video. Adios.